Il Paradiso 7, bavaro sul personaggio di Pergemma, è un punto di riferimento. La settima stagione del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai in streaming su Rai Play. Gli spoiler dello sceneggiato nostrano targato Gianandrea Pecorelli, in merito agli episodi dal 20 al 24 febbraio, svelano che alcuni dettagli poco rassicuranti sul passato di Carlos verranno alla luce e i primi a scoprirli saranno Roberto e Mario. Il pubblicitario, in nome dell'amicizia che lo lega a Gemma, riferirà alla stessa quanto scoperto. Ma la figlia di Veronica sulle prime non darà molto peso a ciò, salvo poi tornare sui propri passi e iniziare a nutrire diversi timori nei riguardi di Carlos. Quest'ultimo, pur non desiderandolo, si vedrà costretto a lasciare la cavallerizza del circolo. Nel corso di una recente intervista, l'attrice Gaia Bavaro, che presta il volto a Gemma Zanatta nel Paradiso delle Signore 7, ha dichiarato che per il suo personaggio Stefania Colombo è un punto di riferimento. Il cambiamento di Gemma Zanatta dalla scorsa stagione a quella attuale della soap di Rai 1 sembra ben marcato. Sebbene visti i gesti dei quali è stata capace la ragazza nel capitolo precedente, è bene avere qualche riserva in tal senso. A fronte di ciò, l'attrice Gaia Bavaro ha voluto far presente proprio questo, ovvero come il personaggio di Gemma sia decisamente più consapevole ma anche più maturo, e ciò porterà la giovane Zanatta ad operare delle scelte dettate da tale maturità. Il rapporto tra Gemma e Stefania, specialmente nel sesto capitolo della Fiction Daily, è stato burrascoso per due motivi su tutti: l'indole vendicativa della cavallerizza del circolo, ma soprattutto il rancore provato dalla stessa quando aveva scoperto che l'ex Marco stava intrattenendo una storia clandestina con la giovane Colombo. Malgrado ciò, durante un'intervista fatta di recente l'attrice Meneghino si è voluta soffermare proprio sul personaggio di Stefania, asserendo: per Gemma è un punto di riferimento. Secondo Gaia Bavaro, difatti, Gemma e Stefania sarebbero accomunate da due traumi legati al nucleo familiare che, nonostante la difficoltosa convivenza iniziale, ha fatto nascere tra loro un rapporto di sorellanza. Allo stato attuale, comunque, rimangono vivi nel Paradiso delle Signore 7 diversi enigmi legati alla storyline sentimentale tra Gemma, Stefania e Marco, anche se, secondo le parole dell'attrice milanese, difficilmente la giovane Zanatta stilerebbe un colpo basso alla sorellastra provandoci col rampollo di casa di Sant'Erasmo.